Sia i Pommel Horse alla serata finale di Jazz Winter Meeting 2014. È un onore avere qui un gruppo di giovani, perché fanno ben sperare per la musica jazz svizzera. C'è sempre il problema che il vostro jazz assomiglia molto al rock, è vero? Sì. Ma penso che abbiamo tutti i nostri background dal reggae e anche il rock, il heavy metal, la musica elettronica, il Dixieland, la musica classica anche. Con Bob Lord facciamo una miscela di questo background. Forse il jazz è questo oggi, no? Il jazz non è più riferimento agli stili degli anni 30-40 del Novecento, ma è più grande, ci sono più influssi nel jazz moderno. Sì. Sì. Für uns ist der Jazz ein bisschen ein Platz, wo wir uns austoben können und wo wir unseren Spaß haben können und quasi ein Baukasten. Alles, was uns gefällt, können wir da verbinden. Oder eine Halle, eine Turnhalle. Ja, genau. Diciamo questo perché le loro immagini, il nome Pommel Horse è il nome di uno strumento per fare ginnastica, vero? E questo dà un po' l'idea dell'esercizio musicale che fate voi. Sì, ma il nostro esercizio è quasi più componisto, composizione. L'altro gruppo è più free, è libero, ma il nostro musico è più composizione. E qua è un po' di differenza, ma sì, un po' come un esercizio. Ma una domanda generale: vi piace più Duke Ellington o Peter Gabriel? Duke Ellington. Wegen seiner großen Kunst der Instrumentation und wie er mit den Horns umgegangen ist. Ja, mit dem, ja, ja. Genau, und die Band hat ja auch auswendig gespielt und das ist etwas, ja, die spielt auch auswendig. Okay. Grazie Pommel Horse, grazie di essere venuti nella nostra palestra di Jazz in Bass e speriamo di vederci presto. Sì, grazie a voi. Grazie, molto bene. Grazie a tutti.